Sono stati uomini che hanno scritto pagine a punti di una vita. Prima le note di Pensa, la canzone di Fabrizio Moro contro le mafie intonata dagli studenti, poi le testimonianze di Titti Basile, sorella del capitano dei carabinieri Emanuele Basile ucciso dalla mafia il 4 maggio 1980, e di Remo Pezzuto, coordinatore provinciale di Libera per Taranto. Sono i momenti ricchi di emozione che hanno caratterizzato la giornata della legalità ideata dalla scuola Martellotta, introdotta dalla vicepreside Raffaella Cosma e dall'insegnante di lettere Angela Piglionica, con l'intento, come predicava Don Pino Puglisi, altra vittima delle cosche, di combattere la cultura dell'illegalità con l'esempio di chi ha sacrificato la propria vita per il bene comune. È determinante nella vita di ogni persona, soprattutto lasciare, come lei ha detto, non un ricordo, ma una traccia, un solco, perché Emanuele Basile, come tutte le vittime della mafia, lasciano una strada, la strada del bene, della giustizia, dei veri valori, del rispetto, dell'aiuto reciproco, della condivisione, della giustizia. Pensiamo che come Libera l'impegno e la memoria debba essere praticata fin da giovani, e capire che l'impegno e la memoria, soprattutto nel ricordo delle vittime innocenti di mafia, debba essere un percorso che debba partire dalle scuole. Riuscire a parlare con i protagonisti, con chi ha vissuto, con chi ha provato delle emozioni così forti, probabilmente cambia la visione della realtà dei nostri ragazzi.